Allora, su richiesta della Fillea CGIL di Messina e della FENEL UIL, questa sera si è tenuto un incontro con l'amministrazione comunale di Sant'Agata e al quale incontro hanno partecipato anche Orlando Latino, il coordinatore della zona di Sant'Agata Militello, e Nunzio Musca, che è il coordinatore della UIL di Sant'Agata Militello. Oggetto dell'incontro era la richiesta fatta da parte delle organizzazioni sindacali dello stato dei lavori pubblici. Noi abbiamo voluto sottolineare come organizzazioni sindacali soprattutto anche questa discussione che in questi giorni c'è stata fra l'amministrazione, E la maggioranza opposizione. l'opposizione, eccetera, che secondo noi hanno creato un po' di confusione anche nella gente, perché noi come categoria, ad esempio Fillea e FENEAL, stiamo portando avanti in tutta la provincia, stiamo facendo degli incontri con tutte le amministrazioni comunali, con tutti gli enti appaltanti, per cercare di accelerare quello che è l'iter per la cantierabilità dei lavori pubblici, perché c'è una situazione in provincia di Messina che ormai dura da almeno 5 anni, che sta portando al disastro totale del settore dell'edilizia. Pensi che alla Cassa Edile, ad esempio, negli ultimi anni i lavoratori iscritti sono diminuiti di circa 5.000, cioè da 12.000 siamo a quasi 7.000, il che vuol dire, se vogliamo fare le proporzioni, ad esempio con un lavoro del porto, parliamo della più grossa opera che dovrebbe essere fatta a Sant'Agata Militello, che può assumere, dove possono lavorare 30 lavoratori. Cioè, significa che 30 lavoratori per 5.000, io non so quanti porti di Sant'Agata ci vorrebbero per dare risposta a tutti questi disoccupati. E quindi proprio questa esigenza ci ha portato a fare la richiesta all'amministrazione comunale, quindi sollecitare quello che è l'iter per la cantierabilità delle opere. Che in poche parole cosa significa? Allora, significa le opere che sono già finanziate, noi vogliamo che comincino i lavori, cioè che vengano superate tutte le difficoltà, purtroppo di carattere burocratico, spesso di carattere burocratico, per visti, pareri che devono essere dati, e quindi portare il cantiere in quel posto dove deve essere costruita l'opera, cioè di iniziare i lavori. Questo significa. Noi, nell'incontro che abbiamo fatto con l'amministrazione, al di là delle cose che sono state dette in queste ultime settimane, noi abbiamo visto, peraltro questa è un'amministrazione giovane, noi non vogliamo giustificare nulla, ma è un'amministrazione giovane che si sta adoperando sicuramente, almeno dalle cose che ci hanno detto, per cercare di accelerare l'iter dove è possibile per tutte le opere che sono già finanziate, per appaltarle e quindi portarle alla realizzazione. Per quelle già appaltate stanno facendo in modo di poter cominciare, ma cominciare soprattutto col piede giusto, perché quando un'opera, cioè, si forza la procedura, il rischio è che quell'opera comincia, si blocca e non ricomincia più. Per cui noi abbiamo chiesto chiarezza anche in quello che sono l'impegno, in quello che è l'impegno dell'amministrazione. Abbiamo avuto la Assicurazione. disponibilità, l'assicurazione da parte dell'amministrazione che c'è l'impegno per poter realizzare, per poter mandare, diciamo così, in operatività queste opere, rendere cantierabili queste opere. Noi non abbiamo nessun motivo per non credere che ci sia tutto l'impegno per, diciamo così, portare alla realizzazione e all'inizio delle opere che si possono iniziare. L'altro aspetto che abbiamo discusso è quello relativo a un protocollo di legalità. Noi avevamo già chiesto all'amministrazione un incontro
anche su questo, che un protocollo laddove si stabilisce ad esempio di dare, di assumere manodopera locale per dare un po' di respiro ai tanti disoccupati in edilizia edile che noi abbiamo a Sant'Agata, e anche su questo c'è l'impegno a convocarci, a convocare tutte le organizzazioni sindacali dell'edilizia per andare alla firma di questo protocollo. E per non creare illusioni, visto che la maggior parte di questi grossi appalti vengono presi da ditte che sono grosse ditte ma non sono locali, a questo punto qual è l'escamotage che si potrebbe utilizzare per poter assumere la manovalanza locale? Manovalanza che praticamente non deve essere specializzata, perché evidentemente la ditta appaltatrice porterà con sé i mezzi e la manovalanza specializzata di sua competenza, è chiaro? Quindi si tratta di manovalanza generica quella che potrebbe essere assunta in loco. È bene che non ci illudiamo, perché qualcuno vuol far capire e credere che tutte queste grandi opere ai fini occupazionali possono dare, risolvere il problema occupazionale quantomeno di quelli della provincia in cui si effettuano queste opere. Può essere questo discorso? C'è qualche protocollo in questo senso, un impegno da parte delle ditte appaltatrici o una legge che impone l'assunzione di elementi locali? Guarda, intanto non esiste nessuna legge che impone alle imprese che appaltano i lavori di assumere manodopera locale. Noi stiamo spingendo per fare questo protocollo come forma di, non tanto di persuasione, però come una forma di collaborazione per cercare di far capire all'impresa che viene da Catania, viene dal nord, eccetera, per fare un lavoro in loco, di dare, avere un'attenzione a quello che è il personale, i disoccupati del luogo, che chiaramente non saranno mai quelli specializzati, perché ogni ditta ha lo zoccolo duro, ha i suoi dipendenti che possibilmente sono da 20-30 anni che lavorano con loro e se li portano, anche se le ditte stesse ritengo che non hanno nessun interesse a portarsi questo personale, questi lavoratori da fuori, perché nel momento in cui se li portano da fuori devono pagare vitto e alloggio, per cui hanno interesse, però il problema fondamentale oggi qual è? Che mentre prima una ditta aveva più cantieri, ad esempio in Sicilia, e quindi il personale ce l'aveva distribuito in questi cantieri, quello che era più storico della ditta stessa. Oggi, siccome queste ditte e cantieri ne hanno pochi, possibilmente ne hanno uno solo, allora prendono quel personale e se lo portano dappresso e lo spostano, per cui per la manodopera locale resta ben poco. Comunque noi chiediamo all'amministrazione, chiederemo alle ditte di fare in maniera in via preliminare, prima dell'inizio dei lavori, un incontro laddove noi chiederemo alle ditte di poter disponibilità di manodopera, capire qual è l'organigramma e di assumere eventualmente manodopera locale, perché anche i nostri edili disoccupati hanno diritto di avere un po' di respiro, perché altrimenti veramente non ce la faranno, non ce la faranno risollevare l'economia locale, non ce la faranno, ma è chiaro, è dare un po' di respiro anche a quella che è l'economia locale nostra.